Che la faccio vedere, che la tengo io in mano, sì, che voglio far vedere anche il peso. Hi. Ok, hi, here we are. Ciao. Nice. Ciao. Sì. Lorenz now presents so the Petrini societies. So you come from Italy, sì. And can you explain us in Italian, sì, your sì, cycle and sì, your products? Sì. Grazie. Allora, questo progetto nasce da una passione per le biciclette vintage, biciclette retro. E questa bicicletta si ispira a, a un telaio dei primi del Novecento. E questo telaio qui è, diciamo, in più anche il vecchio faro a carburo che noi abbiamo trasformato a LED, e gli dà un tocco vintage molto importante. E poi questo telaio è un telaio, diciamo, che ha anche il numero di serie, qui, che si può vedere qua, numero di serie. Unico, sì, questa è una bicicletta unica, che ha ogni proprietario ha il suo numero di serie e può anche personalizzare il suo nome qui in questa parte qua della bicicletta, può scrivere il suo nome, quindi venga pure a vedere, qui può scrivere il nome del proprietario, qui ci abbiamo... So, write and spell the name direct on the bikes. Poi facciamo 5.000 modelli, poi dopo 5.000 modelli sia da uomo che da donna cambiamo il progetto, quindi diciamo che la serie sarà una serie limitata. Poi un'altra cosa importante è, diciamo, la verniciatura è fatta da artigiani italiani, è una verniciatura a triplo strato, posso parlare? Sì. È triplo strato ed è diciamo fatta da artigiani italiani. Anche il telaio è stato tutto saldato, tutto è costruito in Italia. Okay. Lo stesso faro è costruito in Italia, fatto da artigiani italiani. Questa bicicletta ha anche la particolarità della batteria che è dentro il tubo sella. Ah, il tecnico. E quindi, diciamo, che rende la bicicletta molto, diciamo, elegante, pulita, ed è, diciamo, un design veramente molto molto interessante. Il motore è nella ruota posteriore di 250 watt. Poi un'altra cosa importante è il peso, la leggerezza. Possiamo vedere che si alza adesso. Ed è una bicicletta molto bilanciata, diciamo. È bilanciata, che non è si sta molto molto bilanciata. E diciamo che questo progetto è, diciamo, l'obiettivo era trovare l'unione tra la bicicletta vintage e una bicicletta moderna tecnologica. Quindi speriamo di aver fatto un bel progetto che piace ai nostri clienti, che, ecco,
possono. How long did you building this? How many times? It's, brand new. Yes. Questa è la, diciamo che la presentazione ufficiale è qui proprio a Like Bike. Questa è la presentazione ufficiale. Noi presentiamo ufficialmente la bicicletta qui alla prima. La prima. Questa è la presentazione ufficiale. Poi adesso siamo pronti per le vendite. Quindi non so se possiamo, il prezzo lo possiamo dire. Il prezzo di partenza è per i primi 100 esemplari sono di 3.700 euro e poi ecco, questo prezzo probabilmente andrà a salire, quindi ecco, è un progetto diciamo fatto tutto artigianalmente, quindi è un progetto importante. This bike is mix for men and women. Questa è la linea uomo e poi qua c'è la linea donna. Questa è Giacomo. Linea donna, ha un modello diciamo diverso. Modello da donna, diciamo in tutto sono 7 colori, cioè diciamo simile, a parte il telaio, però ci sono 7 colori che sono anche intercambiabili, che si possono usare sia da uomo che da donna. E anche questa ha un peso ridottissimo, siamo comunque all'incirca intorno ai 16 kg. Il prezzo è comprensivo della bicicletta come la vediamo adesso, con il portapacchi, il parafango e anche il faro, compreso il faro. Sì. Poi sì. It's very good mix between the vintage and modern. Yes, yes. You can feel it direct. It's very amazing. Thank you. Very, very, very. I'm sure you can find direct your clients for this. Thank you. No, very. Abbiamo anche degli accessori, della borsa, che questa qui è una borsa che si facilmente posizionare, no? Dove diciamo che quando vediamo un po' tutta. Anche qua. Anche la borsa è fatta artigianalmente in pelle, il cliente può anche scegliere materiali diversi dalla pelle, se vogliono materiali più ecologici il cliente può scegliere anche altri tipi di materiale, comunque tutti di altissimo pregio, è una bicicletta comunque di un diciamo molto ricercata e anche gli accessori sono tutti fatti artigianalmente. Si può la borsa togliere e poi indossare. I think we have a surprise for you. Come una borsa dove si può mettere, si può indossare. Okay. All right. And you have your bag there. So intelligent. Diciamo che ecco è molto funzionale. Ci abbiamo cercato di fare diciamo una bici che sia bella, però anche molto funzionale, sicura, cercando ecco di usare tutti i materiali di altissimo livello. Poi sicuramente avremo. We can say, you know, in English we have a professional and you're thinking about, you know, how to do bikes easily and with a very good style. And I think you know, for me I can buy it now. It's really novel, it's marvelous. Look, all the system is inside, I think it's very, very, you know, the very big point for this show today.
It's wonderful. It's very wonderful. Very, very good job to yourself. Bravo. Questa è proprio una bici vintage, very vintage, ispirata ai primi del Novecento. The way you want to follow it on vintage, it's the bike. First you can see a bike. Sì, questa è una vera bicicletta. Sì, 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 sì. Thank you. Grazie, signore. Grazie, grazie, grazie. Very happy to see that. Grazie, grazie tanto. Grazie, grazie, grazie. Yeah, definitely.